Torna anche quest'anno la campagna di sensibilizzazione Questo non è amore. In vista della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebrerà il 25 novembre, la Direzione Centrale della Polizia Anticrimine ha infatti disposto che in tutte le province siano organizzati eventi di informazione e sensibilizzazione sull'argomento. Questa mattina, intanto, il camper della Polizia di Stato ha fatto sosta in Piazza Archimede, a disposizione di tutte le donne e di tutti i cittadini in generale. A bordo del camper, un'equipe di esperti, costituita da poliziotti, dal medico della polizia e dai rappresentanti delle reti antiviolenza e del codice rosa dell'ospedale Umberto I di Siracusa. Questo è un progetto ministeriale, il Ministero dell'Interno promuove questo progetto appunto al fine di far capire, sensibilizzare le persone, le donne, ma non solo sicuramente le donne, soprattutto anche ragazzi, anche gli uomini stessi, sull'importanza di prevenire e evitare assolutamente le problematiche legate alla violenza di genere. Le volontarie, è un ministero sicuramente ministeriale, è un progetto ministeriale, ma le volontarie ci aiutano moltissimo nel raccogliere testimonianze, nel ricercare tra le persone che passano nelle vicinanze semplicemente, o addirittura se le vanno anche a cercare perché sono bravissime, persone che possono avere interesse alla tematica, non necessariamente perché a tutti i costi vittime, ma semplicemente perché interessati alla tematica stessa, e quindi ci aiutano. In questo momento sono in gran parte in giro per le vicinanze proprio a parlare con le persone per sensibilizzare, perché l'obiettivo di questo progetto è unicamente questo, la sensibilizzazione. Noi abbiamo aderito fin dal primo minuto a questo progetto del Ministero come ASP, proprio perché da 4 anni nella nostra provincia, in tutti i pronto soccorso, c'è un servizio codice rosa, che è una procedura di accesso privilegiato appunto al pronto soccorso per le vittime di violenza. In questa attività è chiaro che facciamo un'attività di informazione e di comunicazione alla popolazione. Per quanto riguarda i servizi che accolgono le persone vittime di violenza, siano donne e bambini. È un lavoro, ripeto, che facciamo da 4 anni e in questa città già il lavoro concreto viene svolto dai servizi, e l'attività di promozione la facciamo in tutti i modi, uno dei quali appunto il progetto Questo non è amore della Polizia di Stato.